Buon pomeriggio amici e bentornati per questa nuova diretta. Ci stiamo per collegare con Perugia, dove andremo ad incontrare Sergio Donati, titolare della storica boutique Donati, situata proprio nel cuore della città, nella sua parte medioevale. E penso che sarà davvero una bella chiacchierata. Ho alcune cose da chiedergli, in particolare legate alla vetrina, realizzata qualche anno fa, ma con degli spunti interessanti che reputo di assoluta attualità. A brevissimo sarò in collegamento con lui, lo vedo già pronto, aspettiamo ancora qualche secondo che si colleghino un po' di altri amici e a brevissimo partiremo ufficialmente. No, voi state fortissimi, ragazzi di Fefè, non io. O vi riferite a Sergio? Sergio sicuramente è fortissimo, qualcosa anche di più, qualcosa anche di più. Allora, ancora qualche secondo e ci siamo. Vediamo un po' se il nostro amico Sergio è pronto. Ciao Simone, buon pomeriggio, caro. Ah, eccoci qua, Sergio, buon pomeriggio, buon sabato. Buon sabato anche a te, buon sabato anche a me, anche a te. Per me diciamo che di solito i sabati sono stati sempre pieni, eccetto gli ultimi 4-5, dunque sono ancora non ci siamo abituati a non far nulla. Comunque, guarda, io mi sono benvenuti innanzitutto a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Benvenuti a Perugia. Ti ringrazio, sono molto contento di fare questa visita e che da quello che capisco ti improvviserai, diciamo, tour operator, quindi ci fai un po' da cicerone in questa splendida città. Guarda, visto che la mia attività è a pochi passi da Piazza 4 Novembre, che è naturalmente la cornice, no, della mia storia di Perugia, della mia vita, ho detto perché magari non collegarsi da qui anziché dal negozio. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Ti ringrazio. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo, ti ringrazio. Guarda, no, non vedo l'ora. Raccontaci Perfetto, di più, perfetto. raccontaci di Allora più. guarda, ma poche parole. Allora, io ora giro la telecamera se sono in grado, non so neanche se sono capace. Ma sì, che lo sei, dai. Ecco lì, Eccola che. guarda qua, guarda qua, guardate qua. Devo dire che Che questa immagine. meraviglia, è una giornata spettacolare, a Sì. Perugia anche. Guarda, Federico, questa immagine bisognerebbe contemplarla in silenzio. Guarda che meraviglia. Questo è il Palazzo dei Priori. Una costruzione veramente maestosa, una costruzione imponente, importante, che il comune di Perugia nell'epoca, all'incirca attorno alla fine del 1300, ha deciso di costruire. Ci hanno impiegato 150 anni, ma si vedono tutti, guarda che meraviglia. Ne è valsa la pena. È vero? Ecco, io poi qui ora scendo un attimo. Palazzo dei Priori è all'inizio di Corso Vannucci. Sì. Riesci a Vannucci? Sì. Eccolo lì, guardate, quella è la via, ovviamente, una delle vie principali del centro di Perugia. No, no, Via non è una, non è, principale. non è una Non è, delle non è, vie. non È è, la non è, via non è. principale. È la via principale, È la via principale, anche perché non c'è Donati. Se ah. c'era Donati, no, forse non lo era. E comunque, sì, Corso Vannucci che prende, diciamo che in onore ad un grande pittore che ha vissuto attorno al 1500, che si chiama Pietro Vannucci, detto il Perugino. Ecco, nel Palazzo dei Priori, così finisco a spiegarti questo, c'è la sede del Consiglio regionale, del Consiglio, scusami, comunale con il sindaco, e all'ultimo piano invece c'è la Galleria Nazionale dell'Umbria, con dei dipinti appunto di varissimi, di tanti artisti a livello internazionale, ma tra cui il Perugino e il Pinturicchio, che sono stati due pittori due pittori umbri. Qui mi avvicino, questo è un po' il simbolo della città di Perugia. Questa è la Fontana Maggiore. La Fontana Maggiore che purtroppo anche lei ha subito il lockdown Gli hanno tolto l'acqua. e ha tolto l'acqua, ma e tra l'altro io mi devo anche, diciamo, mi arrabbierò lunedì, ma probabilmente loro non sapevano di questa diretta con Federico No, Galli, altrimenti secondo me l'avrebbero ripristinata. vedo Perugia in ordine, sotto baciata da un sole fantastico, quindi vedo tutto piuttosto ordinato, cioè non vedo tanta gente in No, giro, no, no. qualcuno c'è, ma stanno Ora, ora, ora. rispettando l'ordinanza, cioè è Corso, disciplinata, dai. sì, in corso qualcosa c'è. Allora, ti dicevo, ti voglio spiegare la Fontana Maggiore che è un po' il simbolo. Prego, prego, accomodatevi, prego. È il simbolo della città di Perugia che fu commissionata dal Comune di Perugia, adesso io non ricordo bene, ma forse alla fine del 1200,
come, diciamo, completamento del sistema idrico per l'Acropoli, cioè hanno deciso al termine dell'acquedotto di fare questa meravigliosa fontana. Dunque è veramente una delle cose forse più belle che abbiamo a Perugia. Poi dietro la fontana c'è il Palazzo del Vescovado. Ecco, qui vi rifaccio vedere ancora il Palazzo dei Priori. Questa è la scalinata che porta alla sala la sala dei notari, una sala strepitosa, bellissima, affrescatissima, che tra l'altro ha un'acustica meravigliosa e ci fanno spesso dei concerti di musica classica. E poi magari ci sono unioni civili, presentazioni di libri. Ecco, ora giro un attimo perché qui c'è la cattedrale di San Marco. Dicono che sia incompiuta, non chiedermi perché no, comunque dicono che sia incompiuta, probabilmente non l'hanno finita. Ora di giro, ecco qui ancora Corso Vannucci. Non è male questa Perugia, non è male questa cittadina, che dici? Guarda, è bellissima. Poi tu non immagini, purtroppo quest'anno non sarà così, ma non immagini questa piazza cosa è durante il periodo di Umbria Jazz, questa manifestazione internazionale che noi abbiamo, che è straordinaria, che richiama da sempre, artisti a livelli, i migliori artisti al mondo, non solo magari di musica jazz. E qui viene fatto un palco dove c'è musica gratuita dal pomeriggio alle 5 fino a tarda notte. Nel Teatro Stabile dell'Umbria c'è musica, insomma, c'è musica 24 ore al giorno, bella gente. Devo dire che anche un periodo in cui noi il nostro negozio è frequentato, magari per le magliette, Bermuda, però insomma è sicuramente un bellissimo periodo. Quest'anno, purtroppo, è qui quando in questo periodo, in quel periodo è strapieno, naturalmente stracolma, stracolma di gente. Ora noi scendiamo in via Calderini, questa qui è la strada. È la strada che porta, una delle tre strade che porta in Piazza Matteotti. Piazza Matteotti è la piazza dove io ho il negozio e dove ha la sede il Tribunale Civile, la Corte d'Appello di Perugia. Benissimo, grazie, grazie intanto di questo meraviglioso tour e questa, intanto partiamo veramente alla grande, guardate. Ora perché voglio rifarti vedere la parte del Duomo con in fondo Maestà delle Volte e la Fontana. Ah, voglio cogliere l'occasione per invitarti e invitare tutti coloro che ci stanno seguendo, che hanno difficoltà ad andare al mare, e mi dispiace per quello, ma di fare 4 giorni in Umbria, perché l'Umbria Bravo, bravo, Umbria bravo. veramente. Appena tutti potremo tornare a muoverci con più facilità, con ovviamente nel rispetto di tutti i regolamenti, ma con maggior facilità, è assolutamente questa un'occasione preziosa per riscoprire le meraviglie italiane e quindi sicuramente anche Perugia. E Perugia Federica è una di quelle. E poi tra l'altro, se tutti i tuoi amici magari si fanno sentire, magari tenterò di vendergli magari un pantaloncino, propongo. Bravo, beh, può essere, Però, bravo. E ecco. mi sembrava strano che tu volessi fare solo il tour operator. Cioè, tu No, dentro di te c'è praticamente. questo scorre, scorre il sangue del venditore, non riesci proprio a niente, eh? Non perdi occasione. In cambio, Federico, io gli faccio un percorso, non i soliti turistici, gli dico che devono andare in Spagna, a Spello, e ogni paesino dove io li inviterò ad andare, gli dirò: lì c'è questo ristorante, lì c'è quest'altro, lì c'è quell'altro, cioè ristoranti dove noi andiamo a mangiare, non quelli Bravo, quindi turistici. sicuro, andiamo sul sicuro, sicuramente saprai consigliarli e saprai consigliare anche me nel migliore dei modi. No, Grazie, grazie Federico. grazie a te. Ecco qui, ci stiamo avvicinando al tuo negozio, che non è questo, dobbiamo scendere ancora qua al casino. Sì, scusami se ti interrompo, ma io devo fare una piccola tappa. Eccola, Vai. la tappa è questa. Questa è una vetrina Dove ci porti? dove io c'ho il cuore qua dentro. Una vetrina. Alle spalle di questa vetrina ci sono 4-5 metri quadrati, da cui poi parte una scala che ho costruito io nel 1985 per collegare la parte sopra alla parte sotto del negozio. Sotto c'è una cantina che
che poi io l'ho adibita a negozio, e dove ho costruito questa scala per collegarlo, perché la scala non c'era. Tra l'altro, i signori lo vogliono affittare, ormai da quando me ne sono andato e non riescono. Ecco, qui si vede la foto, guarda. La scala che arriva fino in fondo, c'era un locale di 50 metri quadrati, dove io ci sono stato per 21 anni. È partito tutto da qui. Tutto da qui è partito, c'erano 21 anni, qui ho avuto le soddisfazioni più belle della mia vita. Ciao, ciao, amico mio! Ancora, ma Non per pochi, pochi sì. mantenete le Ciao. distanze, mantenete le distanze sociali, per favore, eh. Senti, allora dicevo che io qui ci ho avuto le più grandi soddisfazioni della mia vita. Perché? Perché questo era un locale che nel 1985 non era soggetto a buonuscite, non costava nulla, ma invece le buonuscite a quei tempi erano 150-200 milioni di lire. Non potevo farlo, però si trovava di fronte a questa prestigiosa gioielleria che si chiama Biagini. Allora io, sin da quei tempi, avevo intenzione di vendere un prodotto di livello di qualità. Ho detto: guarda, farò la scala, lo sistemerò con poco, e però davanti ho Biagini. Dunque sicuramente tutta la sua alta clientela mi guarderà. E così è stato. Così è stato. Sono stati anni straordinari. Avrei voluto starci qualche anno in meno, però non mi capitava la posizione giusta che volevo io. Poi alla fine si è liberato questo angolo. Queste sono le prime due vetrine, che ora sono sportive, però di solito le teniamo per la mia passione, cioè per l'eleganza, per gli abiti. E dunque, diciamo che 14 anni fa ho preso questo spazio. A Perugia si dice che il negozio di Cantone non paga pigione. Sai cosa significa? No, traduci, traduci. Traduco, il negozio di Cantone. Cantone è angolo, è l'angolo. Non paga pigione vuol dire che non paga l'affitto, è talmente visibile, hai capito, che è Certo. una posizione tra assolutamente le più belle. Ecco, questa qui è la piazza Matteotti, dove hanno sede appunto i tribunali. Ecco, queste sono le altre tre vetrine, in più poi c'è l'ingresso. Qui 5 anni fa si è liberato uno spazio di fianco a me. Io l'ho preso, l'ho collegato con il negozio esistente. Ecco qui purtroppo le vetrine le avevamo tirate a lucido per farvele vedere, C'è invece non è possibile che ci sono i un po' riflessi. Comunque di riflesso, però mi diciamo che avvicino, ma qui c'è un bellissimo abito di Caruso, ah, ecco, straordinario, che ho fatto. un'altra delle tue passioni, un'altra delle tue passioni, proprio Sì, il Caruso, eh. doppiopetto. Poi voglio anche farvi ammirare questi bellissimi boss, che li curiamo come fossero quasi un cliente. Sei tu che hai il pollice verde, anche il pollice verde Sono io, sei. sono io, sono io, sono io. Edoardo ora pensa al vendite. Allora, guarda, questa è la travetrina, per esempio, quella dedicata alla massima eleganza. Cioè, ragazzi che decidono di vestirsi in maniera molto elegante, decidono di capitare anche da noi, e noi li vestiamo in maniera veramente molto sobria, con dei bei tessuti, con delle belle linee, ma in maniera semplice. Se parlo troppo, dimmelo, se parlo No, troppo, dimmelo. no, vai, vai. Questa è la tua vetrina, e adesso vi Eccoci accompagna qua. all'interno del nostro mondo. Che Questo è meraviglia. Edoardo. Edoardo, grazie, grazie di essere Edoardo è qua un con noi, grazie ragazzo. di farci compagnia e di accoglierci in negozio, eh. Edoardo è un ragazzo veramente squisito, che è entrato qui da me 5 anni fa in occasione di questo blocco nuovo. E devo dire che dopo le prime volte ci siamo incazzati come delle api, hai capito? Devo dire che ci siamo capiti. Lo scorso anno, nel mese di febbraio, è entrata a far parte della compagine societaria del negozio con il 10%. Abbiamo un programma molto giusto, Ah, quindi molto. è lui che firma gli assegni, quindi. No, ancora li Ah, firmo io. ok. Lo firmo io, mi auguro che a breve li firmo. Ecco, questa è Alessandra, mia figlia. Federico, buon pomeriggio. Ciao, ciao Alessandra, buon pomeriggio a te. Lei si occupa dell'amministrazione e della piccola, piccola, strapiccola finanza. Questo Bene, bene. è un omaggio che facciamo agli amici di Napoli, di Keaton. Noi non abbiamo Keaton, perché Keaton è veramente per grandi ricchi, ricchi veri.
Noi abbiamo Sartorio. Vabbè, vi difendete bene, vi difendete. È la loro seconda linea, però ci abbiamo voluto mettere questa pochettina, tanto per ricordare il puntino che è sulla I. Questo è un Solaro splendido, in cotone e lino. Ecco, l'abbiamo abbinato in una maniera così sobria per far vedere proprio l'abito. Ora andiamo avanti. Qui c'è una... Ecco, questo negozio che noi abbiamo fatto 5 anni fa l'abbiamo dedicato prevalentemente all'esposizione. Allora, dunque, dove noi abbiamo un abbigliamento sia classico, sia di abiti, sia magari nello sportwear. Noi lavoriamo, sin da quando sono usciti, con Jacob Cohen. Lavoriamo da tanti vediamo. Anni. Qualche pantalone c'è, non so se esatto. Tutti, ma noi abbiamo tre. Tutti i gusti, noi Federico abbiamo tre aziende: Jacob Cohen, Rota, che è il tempio del pantalone del mondo, a mio avviso, e PT. E tu conosci abbastanza bene. Io conosco abbastanza bene. Qualcosina ne so. Devo dire che tu sei uno di quei negozi dove non si può dire che il prodotto non c'è o non si veda, Avete da sempre curato questo tipo di aspetto dal punto di vista dell'esposizione. Sei un negozio che si è rinnovato nel tempo, ma diciamo che ha mantenuto quella mentalità che quindi è importante di farlo vedere il prodotto, di non tenerlo nascosto. No, esatto, diciamo che il nostro infatti non è uno di quei negozi alla moda fantastici che tu in questo periodo hai intervistato, cioè il nostro è un negozio, diciamo, gestito in una maniera leggermente diversa. Comunque ora, questa è la parte che collega col negozio che c'era già prima, noi questo quando abbiamo... Stiamo entrando in quella che è la parte storica, mentre siamo entrati dall'ultima apertura, dove esatto. È poi l'ingresso del negozio. Esatto, e questa è la parte, diciamo, dove io mi trovo particolarmente bene. Questo è il tuo regno, questo è il mio regno. Questa è una zoomatina così al scarpe. Questo è il mio regno, diciamo che come vedi noi abbiamo... Quei due armadi sono tutti alla taglia 56, ora non te li apro. Ecco, devo dire che noi abbiamo noi io nella un po' nel capospalla ci credi, diciamo. Quindi... Sì, ci credo e ho fatto due cose, guarda, ecco. Innanzitutto la prima cosa che ho fatto è l'assoluta qualità nell'abito e nella giacca. Noi da quando abbiamo aperto, eccetto gli ultimi 5 anni dopo che è arrivato Edoardo, perché è lui che mi ha costretto ad inserire e ha fatto anche bene, perché abbiamo inserito un'azienda splendida che dopo ti dirò chi è. Ma noi non siamo mai scesi a compromessi, noi solo l'intelato abbiamo fatto. Abbiamo passato periodi difficili, però non sono mai sceso assolutamente a compromessi. Ti faccio vedere che in tutte le giacche, nessuna nel fondomanica sono presenti le assole. Le assole. Assolutamente, perché quando noi diciamo proponiamo, vendiamo un abito, minimamente non possiamo. Cioè non possiamo rischiare che magari togliendo le assole già esistenti che ha fatto l'azienda rimane minimamente il segno. Cioè noi dobbiamo seguire assolutamente la qualità. La qualità è quella che abbiamo sempre fatto. Senti. Ecco, da. Qui vedi che come esposizione noi abbiamo adesso dalle candele di Sirtrudon, che sono un po', anche qui è una bellissima cosa, che sono i Rolls Royce delle candele. Insomma, abbiamo qui tutta l'esposizione. Poi ora... Dove ci porti? Vi chiedo scusa, ma dobbiamo mettere la massima attenzione perché andiamo veramente in un luogo dove vi presento una signora che senza di lei non saremmo il negozio che siamo. Aspetta, mi sistemo un attimo, allaccio anche il bottone, non voglio così essere un pochino più per benino. Molto, nel parlarne mi vengono i brividi, perché veramente è una storia. Una storia iniziata con lei 34 anni fa, dove c'è un affetto straordinario, dove c'è una grande, una reciproca stima. Devo dire che gliel'ho anche chiesta qualche volta, non me l'ha mai data. E non la voglio più. Dopo 34 anni ormai. No, dice. Non la voglio più. Ecco qui, ecco. Stanno dicendo che sono matto, però io sono fatto così. Questo è Fabrizio. Buonasera. Ciao Fabrizia, buon pomeriggio e soprattutto tanti complimenti per essere riuscita a superare addirittura i 30 anni di convivenza con Sergio Donati. Quindi, cioè,
Oh, adesso ti parlo velocemente di questo piccolo spazio che è lo spazio, diciamo, vitale del mio negozio. È lo spazio vitale. Allora, innanzitutto ti voglio far vedere come lavorano le sue mani. Queste sono le assole che lei sta facendo a mano. Sta tutto rifinendo le assole a mano. No, esatto, lei le sta facendo, esatto. Noi non possiamo farle fortunatamente su tutti gli abiti, certo, no? Però certo. Alcune fatto le facciamo. Questa è la macchina che fa le assole che verranno fatte sulle giacche, che speriamo di vendere appena riapriamo il 18. Questa è la macchina che fa le travette, cioè la parte finale dell'assola, e chiude l'assola. Ti dico velocemente come funziona, cioè noi di là qualsiasi cosa vendiamo, addirittura ultimamente anche le camicie, accorciamo la manica, rifacciamo le riprese, accorciamo il fondo, viene in sartoria. In sartoria noi la lasciamo qui e la riprendiamo quando è finita. Fabrizia la prende in mano, è giacca, la inizia a lavorare, fa le assole, poi la da fuori in una sartoria esterna, la sartoria esterna la lavora, poi torna indietro, la Fabrizia la finisce e mentre finisce controlla se il lavoro è stato fatto bene. Non c'è mai una volta, Federico, e sfido chiunque a dirmelo, che noi abbiamo avuto problemi con dei clienti per quanto riguarda le modifiche sui cavi confezionati. Hai fatto bene a presentarci Fabrizia, ecco, e quindi a svelare il segreto del tuo successo. Eccola, infatti sono arrabbiato perché Edoardo e Alessandra avrebbero dovuto fargli un applauso in diretta, perché senza Fabrizia e tu non c'avevi quello che c'hai, io lo stesso. Bravo Fabrizia, grazie. Grazie davvero Fabrizia. Guarda, io ti racconto una piccolissima cosa. La stagione scorsa lei una domenica era venuta qui al negozio a prendere una cosa sua che l'aveva dimenticata. A un certo punto due signori di Bologna provano a entrare. Lei dice, buongiorno, dice, ma siete aperti? Dice, no, guardi, non siamo aperti, ma cosa possiamo fare per lei? Dice, ma ho visto una giacca intestata che ci piace. Benissimo, venga. Lei l'ha fatta entrare, ha chiuso la porta, gli ha venduto la giacca e due pantaloni. I signori sono andati a pranzo al ristorante, lei è rimasta qui, ha accorciato le maniche, ha fatto le assole, ha fatto i pantaloni e poi gliel'ha portata al ristorante. Io l'ho saputo lunedì, questa è... Però me la potevi dare così, eri completa. Niente. Niente. Ai. Però comunque complimenti, e vedi, è fondamentale davvero creare un team, una squadra forte, capace, anche un bel ambiente così, di poter lavorare in armonia, simpatia, riuscire a fare una battuta di tanto in tanto, una risata che è fondamentale per poter lavorare al meglio. Senti, Sergio, girando di nuovo la telecamera, parlando con te, io ti chiedo, un po' tu già ci hai raccontato questo, io ho utilizzato... per, diciamo, annunciare questa diretta come post di Instagram, mi sono permesso di utilizzare una fotografia che per me ha due valenze. Allora, la prima, intanto, è una fotografia, ci sei tu, che sei proprio all'interno di una vetrina e la stai allestendo. Quindi, intanto, prima di tutto questo di messaggio, che è importante trasmettere, l'importanza proprio... Nonostante il tempo passa, ci hai raccontato tantissimi aneddoti, da dove sei partito i sacrifici, da come è fondamentale mantenere viva la passione e la voglia di lavorare sempre anche in prima persona, di mettersi là ancora a, come si suol dire, a sporcarsi le mani. Quindi questa è la prima cosa che credo questa foto rappresentasse, ed è poi effettivamente riassume quello che sei te, come tanti altri nostri amici che abbiamo intervistato, tantissimi altri imprenditori che da sempre sono in prima linea, si impegnano e non si sono mai tirati indietro nel fare il cosiddetto lavoro sporco, perché non si finisce mai di imparare e si vuole sempre continuare a migliorare. La seconda è che questa vetrina qui, nello specifico, anche se è di qualche anno fa, tirava fuori, secondo me, degli elementi come non mai ora di attualità. Su quella vetrina c'erano scritte alcune parole, e io te ne leggo qualcuna, me le sono appuntate: competenza, imparare, i legami, la passione, l'esperienza, la storia, la tradizione, ma soprattutto insieme. Vorrei che tu, diciamo, mi ancora di più, perché poi abbiamo visto, facendo un giro con te all'interno dei tuoi spazi, anche da fuori, quanto sono importanti queste cose.
Guarda, sono fondamentali. Devo dire che io mi riconosco molto in quello. Quella è una vetrina che era stata fatta per i 70 anni della Erno. Noi siamo legati a loro da quando sono usciti. E devo dire che insomma, sono assolutamente dei nostri, sono diventati nostri amici. Ecco, devo dire che io mi riconosco molto in quello, tant'è che per me, e dico la verità, non sono parole costruite, per me la cosa più importante è la qualità in assoluto. Poi tutto il resto, non bisogna pensare al denaro, cioè io voglio vivere bene, ma per me la mia ricchezza è avere un grande assortimento nel mio negozio, una grande qualità, capito? È diciamo che è la passione, tu hai visto con Fabrizia, con Edoardo, insomma, cioè noi abbiamo veramente una bella famiglia. Loro sanno tutto quello che è successo qui negli anni, cioè se abbiamo guadagnato, se abbiamo perso, l'investimento che dobbiamo fare, insomma, ed è stato un bel momento, quella vetrina è stata veramente d'impatto. Mi fa piacere che tu hai notato, guardando quella foto, hai notato quelle bellissime parole. Dico, mi ha colpito perché era bella 2 anni fa, lo continua ad essere oggi, e quelle parole lì trovo che siano degli elementi da cui ripartire. Sono un po' tutte quelle paroline magiche che abbiamo usato durante tutte queste dirette, sono, ripeto, degli argomenti oggi più che mai d'attualità, da quelli dovremmo ripartire, dalla grande competenza, dalla qualità, come hai detto te, dalla passione che ognuno di voi mette nel proprio lavoro, che ogni azienda mette anche nella realizzazione delle proprie collezioni e nel rapporto che ha con i propri clienti, e soprattutto ripartire dalla storia, che tu ogni boutique ha, a prescindere che abbia una storia di 50, 100, 1000 anni o un anno, il lavoro, se fatto bene, va assolutamente sempre rispettato. Ognuno di noi ha sempre qualcosa da raccontare, specialmente, ovviamente, se lo fa con passione, con dedizione e con professionalità. Detto questo, a me un'altra cosa che preme dire, ed è importante durante questa diretta raccontare, se mi permetti, è anche proprio il tuo atteggiamento nei confronti del futuro, perché ce l'hai introdotto Edoardo, sei riuscito a trovare in questo ragazzo poi qualcuno in cui hai visto non solo un collaboratore e una persona di fiducia che potesse lavorare e portare avanti i concetti che tu avevi a trasmetterli ai tuoi clienti, ai vostri clienti, ma poi è diventato davvero parte di questa famiglia. Certo. Guarda, io alcuni anni fa, su consiglio di un grandissimo amico mio di Perugia, che è uno stimatissimo, eccezionale consulente, che si chiama Antonello Marcucci, e lo saluto, diciamo che lui mi ha consigliato di iniziare a pensare al futuro, visto che io ho 2 figlie, una fa il medico e un'altra figlia invece storica dell'arte. Dunque, ecco, e allora io ho iniziato a cercare, diciamo, dei ragazzi che volessero fare questo mestiere, se ne trovano sempre di meno, ma che, diciamo, che venissero qui con una mentalità non da commesso, cioè con una mentalità imprenditoriale, perché io volevo appunto intraprendere questo discorso. Dopo, il quarto ragazzo che si è presentato era lui lavorava da Brunello Cucinelli, e mi ha detto: guarda, che io vorrei venire a lavorare da te. Dico: guarda, Edoardo, che cioè te lavori in una delle aziende, no, importanti, insomma, io sono una persona molto particolare, dico, magari non andiamo d'accordo, tu perdi il lavoro. Dice: guarda, Sergio, che io ho voglia di lavorare, dunque il lavoro lo ritrovo. Quando vuoi, iniziamo. Dico: allora tu dai il preavviso e iniziamo. Ha iniziato, e devo dire che io non è che perché non voglio lavorare fino a 80 anni, perché magari no, è la vita poi per uno come me, che comunque lo fa veramente con grande passione, però diciamo che è importante creare un futuro, capito? Perché tanti negozi hanno chiuso perché non avevano questo, magari avevano dei bei fatturati, avevano dei bei utili, però poi alla fine arriva una malattia, arriva una cosa, tu ecco. Un negozio come il mio, io dovevo, nonostante Fabrizia, oltre ad essere, e non mi faccio sentire, oltre ad essere straordinario dal punto di vista che ho detto, lei anche sa trattare con il cliente. Dunque lei spessissimo, lei è giù qui e magari propone, capisce qual è la cosa più giusta per lui. Ecco, diciamo che nonostante, noi avevamo bisogno di un uomo da inserire
e da pensare al futuro. Devo dire che dopo, come ho detto prima, dopo i primi periodi che dovevamo conoscerci, devo dire che lui parla due lingue perfettamente, tutti che mi fanno i complimenti, insomma. Allora l'anno scorso è entrato al 10%, poi passerà al 20%, poi passerà al 30%, e poi dopo vediamo. Comunque noi abbiamo una bella azienda, cioè io, molto semplice, molto piccola, in una piccola città di provincia. Noi l'Umbria conta 800.000 abitanti, tu immagina, compresi i paesi, immagina, cioè, che lavoro potremmo fare, no? Diciamo, il lavoro è piccolo, però voglio dire, abbiamo un'azienda solida, solida. Noi facciamo da tanto tempo da soli. Dunque ho detto, non si può mandare a quel paese se magari mi ammalo, perché io posso ammalarmi, no? Dunque, ecco, devo dire che oggi abbiamo... È più probabile che tu, come mi hai detto, ti voglia semplicemente ritirare e godere la tua bella campagna e basta, una bella... Anche perché poi adesso questi due mesi ho assaporato proprio, ma non te dico, ma quasi quasi. Ci hai visto anche tu, diciamo, nel momento veramente di brutto, in questo momento qui difficile per tutti, però ecco, anche tu sei riuscito, diciamo, in maniera filosofica, diciamo così, a prendere questo momento, a riuscire a ricaricare le batterie e a goderti un pochino il silenzio e la pace della, poi, che non riuscivi a goderti mai, perché poi sei uno che vive molto, ovviamente, il negozio, vive in generale tutto con grande passione e trasporto, perché sei così, sei una persona di cuore, di animo, di buon spirito, come si dice. Federico, guarda, io ho ascoltato l'altra sera Totò, De Matteis, della Chita, che lui veramente parlava col cuore, diceva, io lavoro giorno e notte, ma perché quelli che ci governano un giorno, cioè, lo dicono, dice, io lavoro giorno e notte, ecco, io nel mio negozio, in 35 anni di attività, ho lavorato giorno e notte, cioè nel senso che l'ho fatto con grande piacere, senza sforzo, però insomma ho lavorato veramente, veramente giorno e notte. Ecco, dunque, adesso non mi ricordo la domanda che stai facendo, il discorso che hai introdotto. No. Mi hai risposto, diciamo, era importante veramente questo ragionamento che tu, al di là della bravura di Edoardo, ma anche della tua capacità di iniziare a programmare il futuro e di pensare, di trovare qualcuno che poi potesse, anche una mente più giovane, non solo portare avanti la tua tradizione, ma, come hai detto te, anche capire che nel rispetto totale della tradizione, quindi di quello che è il tuo obiettivo, il tuo scopo massimo, quindi continuare a proporre qualità nel rispetto del gusto italiano, del Made in Italy e di tutte le migliori aziende che possono esserci sul mercato nel tuo mondo, hai comunque guardato al futuro, non solo nella programmazione, ma anche inserendo un ragazzo che potesse interfacciarsi anche con un tipo di clientela che comunque si evolve, cambia. Esatto, guarda, esatto, ha fatto bene arrivare a questo punto, perché diciamo che io ho tantissimi clienti che magari hanno iniziato a venire da me e ora stanno andando, magari non lavorano più, e devo dire che consumano anche molto meno. Ecco, una grande soddisfazione per noi è anche quella che vediamo che vengono i loro figli, i ragazzi che magari hanno 30, 33, 35 anni e si affacciano a noi. Dunque mi fa piacere per due ragioni, o tre. La prima, perché vuol dire che l'offerta merceologica che noi abbiamo è un'offerta in questo momento di qualità giusta. Secondo punto, Edoardo è un ragazzo che deve servirli lui, questi ragazzi giovani, non più io. Anche se magari qualche volta mi cercano anche a me, però è giusto che li serve lui. Dunque è come tu l'hai notato, era importante dare anche una ventata comunque di freschezza, di gioventù, perché è importante, molto importante. Prima ci anticipavi che proprio grazie ad Edoardo poi gli hai dovuto dar retta, hai inserito dei prodotti che non avresti mai pensato di inserire, ma che poi alla fine si stanno dimostrando validissimi e molto apprezzati anche dalla vostra clientela. Esatto. Allora guarda, io ti dico, noi in genere, ti racconto un po' brevemente, allora io nei 35 anni mi sono legato fortemente con due gruppi. I primi 7-8 anni con il gruppo Foral, che in quei momenti andava particolarmente bene, gli ultimi 25 anni con Caruso. Dunque, il grosso del capospalla noi lo acquistiamo da loro. Ecco, poi abbiamo una spruzzatina di Ernesto, che fa delle giacche molto carine. Abbiamo Boglioli, la che jacket e il Tito Capo. E poi Edoardo ha detto, Sergio, dobbiamo inserire il Pino Nerario, il tagliatore. Dico, sì, allora facciamo così. Inseriamo Pino Nerario, che è la linea quella appena più alta. Loro fanno un semi adesivato in questo negozio mio. Io
il seme di Sivato non era mai entrato. Ecco, devo dire che Tagliatore oggi è un'azienda di tutto rispetto, cioè bisogna inchinarsi a loro perché fanno un taglio, un servizio, il servizio che è te, cioè quando li chiami sento, avverti che hanno il piacere di parlare con te, e questo è una cosa molto importante. E devo dire che insomma non compriamo tantissimo, però insomma è assolutamente di successo come prodotto. Compriamo solo le giacche, non gli abiti, perché sugli abiti io non transigo, cioè io l'abito è quello, fine. Bene, bene. Senti un po', ti voglio mettere al lavoro, pescami, fammi una vendita, ti voglio in versione venditore, raccontami un po' come se io ti venissi davvero a trovare, come mi vuoi far uscire fuori da questo negozio ben vestito. Senti una cosa, ma se ti chiamo lo scienziato che te lo fa lui in completino due carini? Vai, volentieri. Scienziato, volentieri. Scienziato, vieni un po' per cortesia. Ah, c'è finalmente. Lo chiamo lo scienziato, lui è vuole un completino giovane, non da vecchietto che potrei fare io, mi ha detto adesso. Allora, fagli un completino. Ti diremo in ballo, Edo, ti diremo in ballo. Veniamo. Con molto piacere. Con molto ti piacere. Chiedo di aiutarmi come se fossi venuto lì davvero da voi in negozio e volessi uscire fuori con vestito di tutto punto per un'occasione. Ok. Federico, allora. ti volevo comunque spendere ancora due parole. Lui certo, magari fa... Sergio, certo. Allora, noi con l'Intelato, cioè abbiamo costruito un'azienda, capisci? Abbiamo costruito, cioè il cliente che indossa l'abito dalla mattina alle 7:30 fino alla sera alle 9, la sera quando se lo toglie non si ricordava di averlo indosso, cioè l'Intelato. Poi magari ci possiamo aggiungere il sottocollo attaccato a mano, il giro manica attaccato a mano, piccolissime cose, però, hai capito? Il semplice impiegato, l'operaio, che noi ce l'abbiamo tanti di questi ragazzi, che magari fanno difficoltà a arrivare a fine mese, no? Però è per quello che quando comprano un abito devono comprare un abito che dura nel tempo, che è al di fuori delle mode del momento. E magari lo vogliono contemporaneo, vogliono la spalla napoletana, oppure magari più modaiolo con un rollino e due bottoni, però vogliono la qualità, perché soprattutto chi non può spendere, chi spende appende. Cioè chi non può spendere, hai capito? Ecco. Dunque... torno a ripetere su questo prodotto, no, che ci ha portato tanta fortuna e tanto... noi abbiamo una clientela veramente fidelizzata, anche le persone giovani quando mettono su la nostra giacca, quando mettono la giacca di Sartorio, l'abito di Sartorio, l'abito di Caruso. Caruso ha un profumo di sartoria, non è la solita azienda dozzinale, impostata. È una bellissima realtà. Ma dici una cosa interessante, perché io proprio personalmente ho avuto modo... questa stagione, un paio di mesi fa, quindi prima dell'interruzione nel piano della campagna vendita, di far visita al loro nuovo showroom, e devo dire che ho trovato una collezione, oltre che indubbiamente interessante, come lo è sempre stato dal punto di vista qualitativo, anche con una grande capacità di una presentazione molto interessante, molto giovane, accattivante da questo punto di vista. E parlando con tanti clienti, devo dire che ho trovato anche la voglia di riscoprire proprio, fin da quei momenti là, aziende storiche, importanti marchi italiani di qualità sul mondo del capospalla, anche per raccontare questo concetto di sartorialità e di cura a una clientela più giovane. Quindi già si iniziava, diciamo, ad avere un po' un sentore di maggiore attenzione da parte di una clientela, diciamo, under 40, chiamiamola così. Quindi speriamo che ci sia sempre di più questo tipo di attenzione. Piace molto anche a me come si stanno muovendo. Certo che è un momento stradifficile, cioè sta difficile per loro, capito? È un momento stradifficile. Certo che in questi giorni che tu così hai intervistato, io ti ho seguito, il nome di Caruso è venuto fuori poco, e questa cosa mi è dispiaciuta molto, perché capito, ma guarda, è venuto fuori poco, ma perché sai che giustamente tanti di voi non avete tanti prodotti all'interno dei vostri negozi, non si vuol far torti a nessuno, però è sicuramente nelle ultime stagioni un prodotto alla base di tantissimi negozi, quindi in parte non li ha mai abbandonati, in alcuni casi diciamo era uscito in alcuni momenti di stanca proprio del mondo del capospalla, specialmente sul mondo del capospalla classico o su determinati tipi di prezzo, ma nelle ultime stagioni anche i cambiamenti che l'azienda ha portato e un,
scambio anche di attenzione da parte dei clienti, penso che li stia premiando e chi vende questo prodotto come altri prodotti interessanti sta avendo successo, perché vedo il mercato è ampio. Io dico sempre, c'è spazio per tutti quelli che sanno fare il prodotto, quindi che sia prodotto classico, che siano t-shirt, che siano pantaloni, ma chi ha un'identità e dei contenuti da raccontare ha sicuramente spazio su questo mercato e ha degli interlocutori nei consumatori che sono attenti e hanno voglia di scoprire prodotti. Queste parole che tu dici mi riempiono il cuore di gioia, perché noi siamo molto legati a loro. È un'azienda non facilmente sostituibile. Dunque, se tu mi dici che la vedi presente in giro, la vedi spesso, così mi fa molto piacere, perché no, vuol dire che magari... Perché io sono, dopo tanti anni, anche amico di Andrea Panero, che tu sicuramente conoscerai molto bene. Certo, lo salutiamo. Lo salutiamo. Ciao Andrea, non so se si sta seguendo, ma lui... Oggi non lo so, però diciamo nei giorni scorsi ci è capitato, ma comunque lo salutiamo. Ok. Lui, devo dire che insomma è un bravissimo commerciale. E dunque, insomma, dobbiamo farcela. Ora qui lo scienziato... Vediamo. Cosa è andato a pescare? Che gli vendi a... Che ci vuoi vendere? Allora, Federico, adesso avete un po' preso la sprovvista, ma per fortuna il negozio, come immaginerai, che è abbastanza assortito in questo momento, purtroppo. Abbiamo preso una giacca a doppio petto, un finestrato, con un pantalone bianco, che per una bella occasione l'estate rimane sempre una soluzione che a noi piace, ma insomma rientra nelle soluzioni che sono un classico dell'uomo. E abbiamo preso una bacchetta pari, una riga, diciamo, per la camicia, e poi diciamo ci sono varie possibilità. Poi la camicia potrebbe essere bianca, potrebbe essere tante cose, così come la cravatta potrebbe essere o un unito oppure una fantasia per quelli che diciamo osano un qualcosina in più. Oppure anche qui diciamo c'è ormai in alcuni casi la tendenza a non metterla, e noi siamo grandi amanti invece della cravatta. E anche quest'altro elemento qua è un elemento, oggi non ce l'ho, ma quando posso io sono un amante di tutti quelli che è il mondo dell'accessorio da uomo, che sia la cravatta, che sia la pochette, e quindi mi piace molto, e quindi sceglierò l'abbinamento con la cravatta in questo caso. Intanto la giacca te la mettiamo via, Sì, ti ringrazio. Intanto mettiamo la tua taglia. Poi passerò appena possibile a Perugia, o altrimenti, visto che so che anche tu, Sergio, in questi giorni, proprio a dimostrazione che anche tu non ti fermi mai come tanti altri nostri amici, in questi giorni anche tu ti sei messo a fare consegne, a portare i capi dai tuoi amici clienti. Sì, certo. Noi ci siamo iscritti in un elenco del Comune di Perugia dove possiamo effettuare le consegne a domicilio. Dunque abbiamo dei clienti che magari ci chiamano e mi dicono: guarda, sai che ho bisogno di due pari di pantaloni perché l'anno scorso li ho finiti. Allora insomma io prendo i pantaloni, vado a domicilio, dico guarda che li prova, e poi glieli portiamo. Insomma, cerchiamo. Non abbiamo avuto, diciamo, la fila di clienti in questi giorni che ci chiamano, però insomma ce ne sono stati diversi. Tu mi devi perdonare, ma io vorrei dirti una cosa. Tu adesso hai parlato della cravatta, ecco, e vorrei così fare una piccola parentesi. Cioè, noi sono tanti anni che vendiamo le cravatte straordinarie, cravatte tagliate a mano, cucite a mano, cravatte dove c'è un gusto sopraffino, cravatte che provengono da un'azienda milanese che si chiama Petronius. Ecco. Quindi questa azienda è diretta da Luigi Volcic e dalle due sue sorelle. 10 giorni fa Luigi Volcic, all'età di 60 anni, improvvisamente, come tu saprai già, è venuta a mancare. Purtroppo sì, e quindi siccome vedo le ragazze di Petronius collegate, va ovviamente anche da parte mia un mio enorme abbraccio a tutte loro, alla loro famiglia e comunque a tutto il team Petronius. Ecco, diciamo che Luigi, e non lo dico perché non c'è più, Luigi era una persona elegante non nel vestire, ma anche nel vestire, perché insomma vestiva sempre con delle belle giacche, come aveva il mio amico Lino di Milano, ma è elegante nei movimenti, cioè un grande signore, veramente un grande signore. E questa scomparsa così veramente mi ha fatto veramente soffrire tanto, veramente tanto.
Grazie per avermi permesso di parlare, ma sapete, no, grazie a te come sempre, anche di questo qui. Queste dirette sono importanti, ripeto, per non solo raccontare la storia dei vostri negozi, delle vostre attività, servono per poter condividere momenti, mi torno a dire, di normalità, anche se lo facciamo tramite uno schermo, quindi parliamo di tecnologie e quant'altro, dobbiamo capire che questi sono solo degli strumenti nuovi che oggi utilizziamo, che ci stanno aiutando in dei momenti particolari, sicuramente continueremo ad usarli, però quello che resta importante sono le persone, è l'umanità, sono i legami tra le persone, quindi tutti questi momenti qui, che io ritorno a dire, di normalità, sono più che mai importanti, e quindi ti sono grato io della tua testimonianza, anche da questo punto di vista, dell'affetto e comunque di una cosa che hai voluto condividere con noi, che è comunque una cosa di carattere molto personale, quindi di questo sono io che te ne sono grato, anche perché se, almeno stai continuando a dimostrare che sei una persona anche tu molto schietta, e quindi non ti devi nascondere dietro una delle tue giacche. No, grazie, guarda, grazie mille. Noi Federico, adesso al di là con Luigi, che c'era un rapporto veramente, veramente, guarda, mi emoziona, veramente straordinario, ma io ce l'ho un po' con tante aziende, io anzi lo voglio, io voglio che, non voglio scrivere le mail, io voglio prendere il telefono e sentire dall'altra parte la voce che mi parla, cioè voglio, hai capito? Noi abbiamo lasciato un'azienda nel mese di gennaio, un'azienda di scarpe marchigiana che fa delle scarpe assolutamente ad altissimo livello qualitativo, perché noi li sentivamo due volte all'anno, quando andavamo nello showroom di Milano a fare la collezione autunno-inverno, e quando andavamo molto presto, grazie mille, scusatemi. Ci mancherebbe. Dunque, due volte all'anno. La scorsa stagione ci hanno scritto 5 email per cambiarci i termini di contratto che noi avevamo. A gennaio ho detto, guarda, basta, vi sostituisco. Dunque, è importante, io non ho la vendita online, perché come faccio a vendere? C'è un prodotto che io ho quasi dei gioielli che vanno visti, vanno toccati. Noi quando entra il cliente, cosa facciamo? Cerchiamo di capire magari il lavoro che fa, perché cosa gli serve l'abito, in base a quello noi gli proponiamo la qualità giusta, gli spieghiamo il fornitore del tessuto, gli spieghiamo i passaggi fatti a mano, gli spieghiamo perché l'abito è così costoso, non così caro, perché è così costoso. Dunque insomma, per me, poi lo farà Edoardo, che io lo chiamo scienziato, però magari se avrà voglia lo farà lui. Però hai capito, noi la cravatta di Petronius, ma la cravatta di Petronius ha il crine dentro, la cravatta è tagliata, cucita a mano, cioè si respira la qualità, hai capito? E tu, io non posso far respirare la qualità con la fotografia. Sono bravissimi tutti. Però hai tirato fuori un altro elemento importante. Qui diciamo che è importante, credo, fare una riflessione a riguardo. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo parlato di qualità, abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di eleganza, abbiamo parlato di passione, ma abbiamo parlato soprattutto di rapporti umani. Da questo punto di vista tu hai tirato fuori, hai fatto un esempio molto calzante, credo che sarà proprio un errore che tante aziende, ma allo stesso maniera tanti negozianti, showroom, tutti gli addetti ai lavori non dovranno più fare nel futuro. Quindi bisognerà davvero capire di quanto è importante tornare a fare le cose semplici, a parlarsi, a confrontarsi. La tecnologia, ripeto, è un aiuto, uno strumento fondamentale che useremo sempre di più, ma dobbiamo imparare che di base tutto si muove grazie alle persone. Quindi sono finiti un po' i tempi in cui aziende possono permettersi di non dialogare, di sentirsi con il cliente due volte l'anno solo per la campagna vendite, solo per gli acquisti. E alla stessa maniera voi negozianti allo stesso modo non potete permettervi di non aver voglia e capacità di dialogare con le aziende. Quindi qualcuno ce l'ha sempre avuto nel DNA, è stato un pochino più bravo, altri un pochino meno, perché più schivi, perché più riservati, perché più orsi. Chiamalo come vuoi, però sicuramente non possiamo prescindere dal fatto che per il futuro il sistema moda deve ricominciare a
ripartire dalle cose semplici, dal dialogo, dal confronto, per poter ricostruire un percorso nuovo. Io non so se lo farà il sistema MOD. Io comunque, tornato a questa azienda, perderò delle vendite, perderò forse anche dei clienti, perché noi l'abbiamo comunque no, tenuta per tanti anni. Però non è possibile comportarsi così. Con noi poi, che noi siamo stati degli orologi svizzeri nei pagamenti, mai, mai chiesto sostituzioni. Cioè, e abbiamo, insomma, cioè abbiamo degli eccezionali consensi, capisci? Non è possibile. Guarda, io adesso provo, senza dire il nome, provo a immaginare qual è quell'azienda. Diciamo che se non mi sbaglio, penso che l'esempio che posso fare è calzante. Poco tempo fa ricevo una telefonata, io tutti i giorni ricevo tra telefonate, messaggi WhatsApp da tantissimi consumatori finali che si rivolgono a noi sperando di poter fare da tramite con voi negozianti per trovare dei prodotti, dei marchi che ahimè non riescono a trovare. Anche noi con dispiacere non possiamo esaudire tutte le richieste perché ce ne arrivano di tutti i tipi, e ribadisco ancora una volta, è pieno di consumatori finali che hanno voglia di spendere i propri soldini nei negozi fisici e cercano dei prodotti di qualità, più simpatici, meno simpatici, ma non prettamente legati al mondo delle grandi griff, perché c'è una quantità di consumatori che cercano prodotti e non per forza marchi. Detto questo, questo consumatore mi chiama, un commercialista da Roma, la mia città. Questa azienda, purtroppo importante di calzature, ha iniziato nel tempo, per le sue scelte aziendali, di politica aziendale, a perdere i clienti, a perdere una distribuzione dove era radicata nel mondo delle boutique multibrand, per fare un altro tipo di strategia legata magari all'investimento sulle proprie boutique monomarca, quindi neanche una meravigliosa in Piazza di Spagna. Questo cliente mi chiama e dice: io non riesco più a trovare la scarpa che volevo. Mi spiace, purtroppo non ci sono, non ho rapporti con altri rivenditori, sicuramente può andare da loro in Piazza di Spagna. Cioè, guardi, io sono andato, ma in Piazza di Spagna, al loro monomarca, non mi sono trovato bene. I commessi, i venditori erano freddi, mi hanno semplicemente risposto: mi spiace, non c'è. Cosa che innanzitutto in un negozio multibrand solitamente non succede, perché il primo insegnamento che si dà è che non bisogna mai far uscire dal negozio il cliente senza la busta. Quindi si possono trovare delle alternative, dei dialoghi. Mi ha chiesto a me, perché mi ha trovato, diciamo, educato, come posso dire, morale della favola, gli ho consigliato di andare da un nostro amico che è uno storico rivenditore di calzature da uomo di qualità a Roma, e questo cliente mi ha chiamato successivamente ringraziandomi perché era partito per comprarsi un paio, una monkstrap, quindi una scarpa con i cinturini, che è poi uno dei modelli iconici di questo brand, non l'ha trovata, e da questo cliente ha comprato due paia di scarpe di tutte altre aziende, ma è uscito soddisfatto di trovare un servizio, assistenza e dialogo. Dobbiamo imparare, ripeto, a tornare a dialogare, a poterci confrontare con i consumatori e a dargli un'esperienza, che oggi si sta totalmente perdendo in questo mondo un pochino freddo e veloce, no? Sì, guarda, io diciamo che l'ho sostituita, e con dispiacere, con grande amarezza, perché quando posso immaginare, un'azienda storica di altissima qualità, marchio italiano, quindi... Ma non solo Federico, quando un'azienda, per entrare qui un'azienda ci mette tanto, perché noi ci leghiamo al fornitore, prima di farla entrare ci mettiamo tanto, ma non la facciamo neanche uscire, perché io sono fornitore di, la maggior parte sono 20 anni che mi servono, no? Ecco, far uscire un fornitore così è un dolore, poi è contro, magari io abituo il cliente, gliene parlo, gli spiego. Ora sto facendo un discorso con i clienti affezionati a questa marca, a questo brand, e dico: guarda che noi non lo teniamo più per questo, ho detto la verità, dico: noi non possiamo, sono diventato ministero, noi abbiamo bisogno di parlare con le nostre aziende, anche perché, e poi dopo non parlo più, ma anche perché noi siamo, diciamo, noi abbiamo molto concentrato, capisci? Non è che compro io da 30 aziende di capispalla. Ne compro una, due, siamo interessanti, no? Di conseguenza lo facciamo per essere anche seguiti, per essere comunque, no, aiutati anche in questo momento di difficilissimo. Noi abbiamo, cioè, io con i miei fornitori, insomma, chi più chi meno, insomma, una telefonata me l'hanno fatta. Non tutti, però ne terremo conto.
Certamente, certamente, ma questo qua, questo spunto comunque che tu hai lanciato, questo elemento di confronto, è anche per dire che fortunatamente in Italia, in special modo, ci sono tantissime realtà di qualità interessanti, quindi offerta sul mercato e possibilità di scelta ce ne sono, e quindi poi sta a ognuno di voi riuscire a selezionare i prodotti che rappresentino meglio il vostro gusto, che abbiano dei contenuti che a livello qualitativo e di immagine che possano essere perfetti per i vostri contenitori e per i vostri clienti. Ma per fortuna, ripeto, l'Italia è piena di eccellenze ed è importante che le aziende continuino a lavorare in maniera corretta e puntuale, non solo sul prodotto, ma ovviamente anche sui rapporti con la propria clientela. Io ci tengo molto, Federico, ci tengo, perché noi siamo, insomma, abbiamo la passione, siamo molto seri. Cioè, la mia è un'azienda non seria, serissima. E il tutto l'abbiamo fatto negli anni, con il lavoro, come diceva Totò, anche di notte. Poi da quando c'è Edoardo c'è stata un'accelerazione di serietà. Edoardo è lo scienziato, vieni giù un po', che sta sempre qua. Fabrizia, hai capito? Sta sempre qua Fabrizia. Aia. La sto scegliendo la compagnia. Mette la miseria. Guarda, scusa, possiamo... Guarda, noi abbiamo anche un piccolo frigo dove all'interno teniamo delle bollicine, naturalmente rigorosamente umbre. Allora, se tu ci permetti, noi vorremmo stappare una bollicina umbra e fare un brinco. Ti ringrazio che tu vogliate condividere con noi questo momento, e penso apprezzato da tutti. Grazie mille. Noi diciamo che avendo una clientela comunque fidelizzata, noi abbiamo anche una clientela di stranieri, no, magari abbiamo dei clienti della Danimarca, abbiamo dei clienti dell'Olanda, abbiamo dei clienti del Belgio. E tante di queste persone hanno comprato i ruderi in Umbria, hanno comprato le case magari in mezzo ai boschi, alle colline, le hanno risistemate in una maniera architettonica fantastica, proprio rispecchiando e seguendo quello che è, no, l'Umbria. E devo dire che tante di questi, insomma, ci hanno conosciuto, e magari nei loro momenti di relax, quando vengono in Umbria, vengono a comprare da noi. Dunque, quando vengono a comprare da noi, noi ci teniamo ad offrirgli anche il prodotto locale. Adesso che bollicina abbiamo? Millesimato Lungarotti. Questo, per esempio, è una cantina di Torgiano che fa un... Millesimato, ho tolto gli occhiali. Sì, è un metodo classico. Che significa millesimato? Millesimato è la scelta delle uve che sono tutte, normalmente tutte appartenenti, diciamo, allo stesso pilare. Non mischiano le uve, diciamo, che è il millesimato. Il metodo in cui viene, adesso poi non siamo esperti, però il metodo è il metodo classico, quindi diciamo la fermentazione sui lieviti, un po' sulla falsariga dello champagne, ecco, questo proprio come piccolo excursus legato a una bollicina che ci fa piacere, perché poi peraltro i ragazzi che ce lo portano sono degli amici, quindi ci fa piacere anche parlare. Questo è un altro elemento molto simpatico di condivisione e convivialità, perché come abbiamo detto più volte, il negozio è sì un luogo dove poter fare shopping, dove comprare dei vestiti, ma dobbiamo trovare, voglio dire, deve essere un luogo accogliente dove noi siamo felici di frequentarlo, non solo per fare l'acquisto, ma anche per stare con delle persone. Ed è una bella storia, insomma, poter fare un brindisi. E comunque spendiamo un sacco di soldi queste bollicine. Bravo, fai bene. Bisogna investire sull'accoglienza e sul cliente. Bravo. Normalmente, Federico, la maggior parte delle bottiglie finiscono perché serve a un certo punto, la sera, 8, 8 meno 10. Anche se non c'è nessuno, lui vuole stappare. Apriamo la bottiglia, poi diciamo che è arrivata gente all'ultimo minuto. Così normalmente. Ma guarda, Federico, vogliamo approfittare anche per fare un brindisi alla tua persona, alla tua figura, che veramente... Ti ringrazio, Sergio, sei troppo carino, non... Poi vorremmo fare un brindisi alla riapertura. Questo sì, sono più contento e più calzante. Siamo proprio perfetti in chiusura, ci resta proprio l'ultimo minuto per stappare e poter salutare tutti ed augurare a tutti una buona serata. Ecco, tra l'altro Federico, una bollicina sicuramente ci sarà per tutti coloro che ci hanno seguito e che verranno in vacanze in Umbria. Spero che saranno in tanti, ma ripeto, a parte le vacanze, sicuramente tutti avremo piacere di riscoprire l'Italia, nel nostro paese, le tante cose belle che ci sono. Perfetto.
Ma poi l'Umbria veramente, ci sono dei paesini, c'è Bevagna per esempio. Bevagna chi la conosce? Mica sui percorsi turistici. A Bevagna gli diciamo noi di andare lì. Montefalco, ristorantini con 30 euro, 35 mangi, cioè noi viviamo ancora. Allora, facciamo un bel disegno, Edoardo, viviamo. Ecco qua, gli ultimi 15 secondi. Per...